Ed ora dal Teatro Cortese in Napoli. Sentirai tutti gli occhi addosso a te. Sensazione più magica non c'è. Questo è il teatro. Ricerca di un'identità. Strano equilibrio tra dubbio e razionalità. Espediente, una medicina, un'illusione credibile, convincersi per poi convincere. Un'audizione, chiedi un'audizione, con grande slancio ed ironia. E sempre qui dal Teatro Cortese, da questo bellissimo palcoscenico, sono ancora una volta con due artisti che vi presento subito, Carlo Liccardo e Stefano Ariota. Grazie ragazzi di essere qua. Grazie a voi. Buonasera. Due artisti Buonasera. Che veramente fanno cose molto originali, molto particolari, che in questo momento sono entrambi impegnati in uno spettacolo che si chiama Verso la Libertà. Quindi esatto. Comincia a parlarcene. Sì, tu. Verso la Libertà, uno spettacolo, sesto anno di repliche. E per noi è stato diciamo una scommessa, perché quando fui contattato da Stefano, che poi dirà anche lui alcune cose, lui è il regista, l'autore dello spettacolo, io invece sono l'attore che l'ha seguito per tutti e sei anni, sono stato quello fisso in compagnia, e nacque come una, come dire, come una scommessa, perché era uno spettacolo particolare, poetico. E poi devo dire la verità che nel corso degli anni è stato sempre un continuo crescere, e soprattutto emozionalmente parlando, e quest'anno ci sono state diverse repliche, sia come serali sia all'interno delle scuole, e devo dire che ottiene un bel successo. Sì, allora abbastanza. La domanda a te, visto che hai detto che tu sei regista e l'autore, certo. Ci dici un po' la trama di questo spettacolo? Allora, la trama in effetti è una trama un po' diversa dalle altre trattate come argomento, perché noi parliamo dell'argomento della Shoah, della memoria. Un argomento impegnativo. È molto molto impegnativo, perché naturalmente si associa a determinate culture la Shoah. La memoria, in che senso cultura, sia politica che religiosa. Ho pensato a questa idea perché è un po' insolito come argomento trattato qui, perché si parla, con tutto il rispetto dell'argomento sulla Shoah, di un momento, una delle pagine probabilmente, forse non probabilmente, anzi quasi certo, più drammatiche del XX secolo, superando qualsiasi altra pagina storica che ci possono si possono trovare sui libri. Certo. È veramente, non si è mai spiegata la motivazione di questa atrocità verso la razza minore. Non hai detto bene, atrocità è il modo. È il modo di estrinsecare questo. È la violenza, è il piacere di fare violenza. Io questa cosa appunto non l'ho mai capita e credo che non la capirò mai. Non ce l'hanno saputa spiegare neanche gli storici per quale motivo. E se a volte i testimoni li stai sentendo. Come che no? Cose io abbiamo fatto uno spettacolo anni fa ad Arzano, al Teatro De Filippo di Arzano, è venuto il rabbino della comunità ebraica, De Carlo, che abbiamo parlato, fatto il dibattito con lui, e c'erano due testimoni. Signore testimoni che sono stati nei campi di concentramento, anziane, sulla sedia a rotelle, sono venute e hanno parlato delle atrocità di quel periodo. In tutto ciò, io cosa ho trattato in questo argomento dello spettacolo Verso la Libertà? Un po' grottesco, un po' ironico, per dare anche un senso un po' più leggero. Si parla di campi di concentramento, si parla di camera a gas, forni crematori, fucilazioni, ma la trattano anche in una maniera un po' poetica dell'argomento, un po' più leggero, proprio per arrivare di più ai ragazzi. E proprio ieri mattina, Carlo, ieri mattina abbiamo fatto lo spettacolo nel luogo forse più adatto per questo spettacolo, al Teatro Salvo d'Acquisto, dove sappiamo benissimo che Salvo d'Acquisto è stato un eroe della guerra, a sacrificato la propria vita per liberare le persone. Mi è stato veramente un'emozione farlo lì ieri mattina, e le insegnanti e i ragazzi hanno risposto con una tale attenzione, perché l'argomento, perché in effetti la storia è di questi cinque amici di un villaggio ebraico,
della Jugoslavia, che vengono a sapere dell'arrivo dei nazisti. Allora, proprio la persona più folle dei cinque, il pazzo, porta la notizia. Portando la notizia incominciano ad impaurirsi, vengono i nazisti, ci portano via. Cosa si può fare per evitare naturalmente la deportazione nei campi di concentramento? E lui dice: facciamo una cosa, diventiamo noi carnefici e vittime allo stesso tempo. Quindi ci vestiamo da nazisti, chi deve fare i nazisti, e ci vestiamo da ebrei, quelli che sono ebrei, sperando che questo treno ci porti verso la libertà. Bello, bellissimo. Quindi poi si scopre, appunto, c'è il momento clou dello spettacolo, che chi lo vuole vedere non lo diciamo. Senti, però adesso parliamo di ognuno di voi singolarmente, perché so che lui è impegnato, sì, non con te, in un altro spettacolo che si chiama Donne che incantano. Che sì. Non è suo lo spettacolo. No. Chi è l'autore di questo? Io, autore e regista. Ah, pure, sì, 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 sì. E dimmi un po', anche qui siamo tre artisti in scena, io anche come attore, poi c'è una cantante bravissima, Federica Cardone. Conosco, e c'è... è stata ospite mia a Torino, sai, gli porti i miei saluti. Quindi la conosco. E poi c'è il maestro De Vivo. E in realtà è nata da una passione di tutti e tre sulle cantanti internazionali, perché trattiamo da Whitney Houston, dalla Callas, Etta James, dopo, Nina anche, dopo no? La chiameremo Mary Monroe, Edith Piaf. Ed è particolare perché, oltre ovviamente al canto, ci sono queste parti recitate, però non soltanto dal punto di vista di presentazione, anche con monologhi, dialoghi, dove poi emergeranno delle informazioni, dei racconti, degli aneddoti di queste cantanti che in realtà poi ho scoperto nessuno sapeva. Io molto soprattutto anche di queste cantanti, quella che mi colpì molto fu Mary Monroe. Devo dire la verità. Quando studiai questo personaggio, stetti in riflessione per molto tempo, perché riuscì ad arrivare sempre tramite ricerche ai diari personali che lei scriveva, dove parlava di sé, di questi tormenti che aveva. Sì. Che triste. Sì. Personaggi così, diciamo, questi miti, come Marilyn Monroe, come Whitney Houston, non li vediamo sempre, ma paradossalmente, come personaggi pubblici, come immagini importanti, però loro vivono una vita anche molto difficile. Noi non ce ne rendiamo conto, perché vediamo l'aspetto bello di questi personaggi. Si è schiavi del personaggio creato virtuale. E loro hanno fatto veramente un'operazione interessante, trattando anche l'umanità di questi personaggi. Anche, vi chiedo scusa che passate il microfono, se ne è rotto uno proprio mentre iniziava. Quindi anche qui tu l'hai portato pure in giro? Sì, già è da un paio d'anni che sta girando lo spettacolo, e è il nostro sogno anche di farlo qui in questo spazio teatrale, che è sicuramente molto molto adatto. Bene, invece anche tu sei impegnato in un altro spettacolo che si chiama Galanteria. Questo spettacolo è la stessa, diciamo così, trattata ricerca come Verso la Libertà, solo che naturalmente è uno spettacolo recital che gira dal 2014 questo spettacolo. Perché si chiama Galanteria? In effetti, perché è un galà sullo mondo dello spettacolo, cioè faccio un tributo alla radio. Gioco di parole. Sì, faccio un tributo alla radio e alla televisione, i due grandi mezzi di comunicazione. Parlo come è nata la radio, come Marconi ha voluto la radio, i sacrifici che ha fatto Marconi per creare la radio a cosa è servita, quali erano le emozioni che vi offre la radio. Spettatori, qual è l'emozione che vi può offrire la radio? È immaginare, come leggere un libro rispetto a un film. È tutto. Ma tu lo sai, io ho letto Papillon così avvincente in una notte, ho visto il film bellissimo, sì. Perché era tutto diverso da come la mia fantasia. È sempre così, è vero? È sempre così. Invece poi dopo parlo della televisione, dove naturalmente tutti quei grandi personaggi che noi sentivamo alla radio, queste voci radiofoniche, questi conduttori, questi attori che recitavano il radiodramma, o i cantanti, come c'era un programma in radio che andava tantissimo in quegli anni, che era il Gran Varietà, che lo conduceva Lelio Luttazzi all'epoca, poi Corrado con la Corrida. Quando l'abbiamo visto in TV abbiamo capito perché, cioè, hanno dato la loro verità con la televisione. Cioè, i tempi sono cambiati, ormai la televisione è cambiata tantissimo, come è cambiata anche la radio. Però è importante che raccontare questo percorso di storia che va dai primi del Novecento e mi fermo al 1979, prima che arrivi in TV la TV commerciale.
Perché io sono un tradizionalista. Che bella cosa. Va a dire che io l'ho visto, è bello, anche se lui non lo dice, però anche in questo spettacolo suo è cantato da lui con sì, canzoni canti, anche. Sì, faccio delle brani tratti da Rabagliati, dal Trio Lescano, Quartetto Cetra. Quindi hai dovuto documentarti pure. Sì, tu, no, non è stato semplice perché? Perché la chiudere in un'ora e venti, un'ora e mezza massima di spettacolo, la storia della radio e della televisione non era semplice. Infatti parlo anche, per esempio, della Edith Piaf, faccio un tributo alla Piaf che arrivò in Italia grazie a un programma radiofonico che non si conosceva in Italia, Edith Piaf. Faccio un tributo ad una delle soubrette più famose. Chi era la soubrette? Ma l'italiana, parli tu, Delia Scala? No, no, prima ancora, c'era una grande vedetta che scendeva le scale. Ah, sì, ascolta. La grande... Wanda Osiris, quindi parlo della televisione, le parlo famose scale. Con i boys. Poi della televisione parlo dei conduttori, parlo dei programmi di varietà che c'erano in TV Studio 1 con Antonello Falqui. Questo è importante per i giovani, ragazzi, perché sì, la memoria sia delle cose brutte che cose belle. Sì. Qua con i social ormai non si parla più, non si comunica. E i giovani più rispondono molto bene quando vedono uno spettacolo, questo, perché è una favola che io racconto in maniera molto fiabisco e loro sono coinvolti. Perché poi faccio anche delle domande, certo, diventa un telequiz, sì, interattivo, interattivo. I ragazzi quando li sai prendere sono molto in gambe, ragazzi oggi molto preparati, molto maturi. Mo un attimo di pausa da questi vostri lavori. Tu come hai cominciato? Che sei una fucina di idee. Allora, come ho cominciato? Io il prossimo 11 febbraio festeggio i miei 54 anni. Complimenti. Grazie. Ti riporti benissimo. Grazie. Ci provo, però si sentono, te lo posso garantire. Il latte che ti fa bene, ti metto di su. E come è successa questa cosa? Allora racconto un aneddoto che quasi mai racconto. Avevo 7 anni. 7 anni avevo. Andai dal medico con mamma e la mamma di mia madre, la nonna. Andammo in qua a fare questa visita medica. A un certo punto ero lì timido, seduto in un angolo, tranquillo. Lo ricordo come se fosse capitato stamattina questa cosa, perché non me la sono mai più dimenticata. Il medico mi chiama e mi dice: come ti chiami? Io dico: Stefano, quanti anni hai? 7 anni, anche vai a scuola? Sì. Da grande che cosa vuoi fare? L'attore. E la risposta che è stata del medico ha detto: ah, e non sei fesso, disse lui, non me lo dimenticherò mai. Poi ho studiato, dopo ho finito gli studi, però avevo sempre questa voglia di fare spettacolo. Mi è sempre piaciuto appunto, ecco, il cinema, perché sono molto amante di, sono un cineasta. Mi sono sempre piaciuti gli sceneggiati che c'erano una volta in TV, no? Adesso sono le fiction che poi sono fatte bene. E poi mi ricordo che nel 1982 mi sono ritrovato un momento in scena con 3 attori che io all'epoca non conoscevo. Bravi, grandissimi attori, però ed erano un momento proprio di Maria Napoletana. Un attimo Pupella Maggio, Rosalia Maggio e Dante Maggio. 16 anni, 3 mostri. Sì, ma non li conoscevo perché non erano del mio mondo. Qui andassi sereno, tranquillo. Sì, ma a parte che la signora Rosalia era una simpaticona, perché una ciaciona. La signora Maggio, l'altra, Pupella, un po' più riservata, ma fumava tantissimo. Questo lo ricordo benissimo. Fumava tanto. Invece la signora Dante Maggio era quello lì un po' più giullare, più pulcinella. E da lì poi io ho iniziato a studiare, ho fatto tante esperienze. Iniziato professionalmente nel 91. E quindi oggi nel 2020 sono quasi 30 anni, credo. Certo, sì. Mamma mia. Sì. Invece tu come hai cominciato? Io invece è un po' diversa la mia storia dalla sua, nel senso che comunque la passione per il canto, la recitazione, anche io l'ho avuta sin da piccolo. Chiuso nella stanza, cantavo, ballavo e recitavo. Però poi, vivendo in un piccolo paese, ho avuto la mentalità di... Tu di dove sei? Quale paese? Mugnano. Attualmente invece vivo a Napoli. Sì. E di studiare, perché mi piaceva studiare, per cui io mi sono laureato e fino a 8 anni fa ero un bel dipendente aziendale, con un bel contratto. Fino a quando poi incontrai una persona che mi fece una domanda, mi disse: ma tu sei veramente felice di quello che stai facendo? E caddi in crisi, e in realtà tutto quello che poi avevo dentro uscì fuori.
perché non eri su questi certi lavori proprio. Per cui non un dicembre di 8 anni fa, una bella stretta di mano al mio responsabile. Hai avuto il coraggio, sì. Solo le grandi passioni. Mi licenziai. Oggi come oggi, sì. Che il posto di lavoro è una cosa così, sì. Mi licenziai e mi sono catapultato nel buio, cioè non conoscevo niente, proprio così, cioè... Ho detto inizio, che però bello. Sono comunque contento perché poi io questo ho detto anche a lui, lui mi conosce benissimo, comunque i miei anni di esperienza di lavoro mi hanno permesso di affrontare il mondo dell'arte con una mentalità aziendale. Certo. Esatto, quindi questo è anche importante, sì, questo binomio. Sì, aiuto. Ho detto, ho fatto questa scelta e adesso devo portarla, e devo dirti la verità, non mi sono pentito neanche un secondo. Senti, come vi siete conosciuti? Un po' l'ho contattata allora, io ti contatto. Sì, era Ah, il microfono. Era agosto 2013 e mi ritrovo sulla mia mail, non so neanche come l'ha recuperata la mia mail, non me l'ha mai detto, ma non ha importanza, questa foto di questo curriculum di questo attore. Tramite Fabio Brescia. Ah, ok, tramite Fabio Brescia. E mi mandò questa mail. Signora Riota, sono Carlo Riccardo. E disse, va bene, sicuramente se non, non mancheranno occasioni per conoscerci. All'epoca lui stava lavorando al Teatro Licantropo. Io lo chiamai, disse, se ci vogliamo incontrare, ci conosciamo, ci prendiamo un caffè. Ci siamo conoscenti, ci siamo conosciuti. Mi fece vedere alcune cose sue che aveva già fatto. Dissi, guarda, la prima occasione che si presenterà in futuro, ti prometto che comunque non mancherà modo di lavorare insieme. Proprio in virtù di questo spettacolo, Verso la libertà, che io devo fare il cast dello spettacolo, non gli feci neanche il provino, lo chiamai direttamente. Disse, guarda Carlo, c'è il ruolo di questo personaggio che secondo me tu sei adattivo, perché ho fatto anche delle ricerche molto sia morfologiche che antropologiche dei personaggi. E lui era proprio perfetto nel ruolo. E dall'epoca poi abbiamo fatto tante altre cose insieme, e ne faremo ancora delle altre, ve lo voglio dire, sappiatelo. Senti, adesso però parliamo del prossimo lavoro che invece vi vedrà insieme, sì, Triangolo. Sì, sì. Chi Triangolo. Mi parla di questo? Sempre opera tua, dai, sempre tua, okay. Un testo tuo. Allora, Triangolo in effetti è una sorta di gioco onirico. Parla in effetti della particolare vita di un artista che a volte viene molto violentato anche dalle angosce, perché gli artisti vivono la solitudine, che non se ne rende conto, no? Chi ci vede dall'altra parte. Quando si cala il sipario, perché specialmente quando poi non si lavora più, quando a un certo punto il lavoro incomincia a scarseggiare, la sera alle 9 senti l'applauso da lontano dell'inizio dello spettacolo. Signori, chi è di scena? Non c'è più questo chi è di scena. Manca. E manca tantissimo, e quindi vive nella sua alcova benestante, tranquillamente, ha questo uomo di fiducia che lo tiene vicino, però a un certo punto scatta un meccanismo anche demoniaco alla situazione, diventa una situazione demoniaca, per il semplice motivo che questa persona è talmente presa da non conoscere il mondo come si è trasformato, che improvvisamente arriva questo personaggio bello, interessante, e lo porta in un mondo che lui non conosce. Il punto di aggancio tra i tre personaggi è da un mistero. C'è un mistero che lui non se ne rende conto di questa storia a un certo punto, perché si sente sottomesso a queste due figure, di questi due personaggi, perché la sua ambiguità, che l'ha accettata, l'ha detta al mondo, ha fatto outing, quindi ha liberamente espresso la sua diversità, se ne sono approfittati a un certo punto, e lui diventa vittima di questa situazione e non se ne rende conto. Se ne rende conto nel momento in cui pensa di essere amato dagli altri, invece non è amato dagli altri, mi è solo usato. C'è l'uso e l'opportunismo in questo caso. E anche qui non diciamo il finale. No, non c'è, perché ci sono... E questo dove lo porterete in scena? Ancora? Spero di poterlo portare qui al Teatro Cortese. Bene, e allora... Vorremmo debuttare qui. Bene. Quindi c'è un lavoro di situazioni molto... queste voci, addirittura
lui pensa anche che la morte potrebbe essere la soluzione a tanti problemi, può essere la soluzione alla serenità della propria anima. Quindi nasce veramente e poi si scoprono delle cose che magari uno, il pubblico non si aspetta, perché a un certo punto nascono delle situazioni che dice: ma davvero siete stati così cattivi? Ecco la parola giusta. Giusta. Bene, e allora non sappiamo ancora la data per quando porterete qua. In Quindi, estate, in in primavera, chiedo primavera. scusa. Ancora una cosa e siamo quasi in chiusura. Chi di voi due, vabbè, tu come autore, penso, insieme anche come attori, state lavorando già qualche progetto oltre Sì, Triangolo? stiamo Perché. programmando il futuro e poi ci perché se vogliamo dirlo qualcosa, no, non Noi diciamo stiamo anche niente. facendo questo progetto, ci teniamo a dirlo, con il teatro scuola ragazzi. È importante, Sì, dove ci sono, abbiamo fatto quest'anno, abbiamo fatto tantissimi lavori, oltre a Verso la Libertà, abbiamo fatto anche dei lavori sull'uso dei social, sì. con lo spettacolo Black Social, Bene. anche per le primarie, con l'infanzia, il tema abbiamo affrontato il musical sull'inquinamento Con i atmosferico. bambini Sì, piccoli, è bella. quindi lavoriamo molto anche con il teatro ragazzi, Social. che, perché io credo, almeno personalmente, io che comunque il teatro per i ragazzi possa essere uno strumento forte ed efficace per far arrivare delle tematiche Certo, e anche per importanti. superare tanti, Per io da superare, insegnante sì. sapessi quante È problematiche vero. attraverso il teatro i ragazzi hanno superato, i È problemi vero. di timidezza, problemi di inclusione, Sì. problemi di balbuzie, Sì. proprio perché Sì. nel momento in cui sei in scena tu sei quel personaggio, Teatro e terapia, è è vero. È terapia ed vero, è è una bella vero. È vero. terapia. Anche con i progetti che a volte facciamo come esperti del settore, nelle scuole, oppure progetti proprio appunto di workshop, di seminari. Questi ragazzi noi cerchiamo di far modo di distrarsi un po', perché purtroppo, questo ne parlavo proprio ieri, anche stamattina, ne ho parlato con un avvocato docente della Federico II, che purtroppo non c'è più l'uso della penna. Purtroppo. E questo mi dispiace dirlo, perché noi siamo le. Io vengo da un'epoca dove la penna e il calamaio, non so se lo sapete che cos'è, era appunto l'affetto, il calamaio Chissà lo col sapete, è pennino. vero. Era una cosa meravigliosa, bagnare la penna dentro all'inchiostro e scrivere sulla carta. Oggi invece si scrive con il pollice indice, si scrive, vero? C'era la divisione in sillabe, In lo studio. Oggi sillabe. c'è Invece oggi c'è l'autocorrezione, c'è la. l'autocorrezione, non si fanno più ricerche come si facevano una Ti volta con le ricordi? enciclopedie che odoravano di quella carta conservata. Tutte queste poesie purtroppo sono sparite. E invece noi cerchiamo, con i nostri Di riprendere incontri, questi sì, valori, è usare vero. il libro, usare il quaderno, usare la penna, accantonare i social ogni tanto, perché sono importanti i social Ma oggi. certo. Basta sapere l'importanza di come si usano. Anche perché Bisogna parlavo, saperli io usare invece ero uno bene. psicoterapeuta giorni fa, il pericolo a volte dei nostri ragazzi, oggi sono cambiati, diceva questo signore, non sono fuori casa, sono dentro Dentro casa. casa, sì. Perché attraverso i social arrivano tanti pericoli e i genitori dovrebbero Io farei una controllare. proposta politica, posso farla? Come? Io ripristinerei il servizio di leva per i giovani, Certo, è sia una. uomini che donne, cosa lo possono fare anche le donne, però io ripristinerei il servizio di leva, perché il servizio di leva d'obbligo, bravo, è formativo, perché oggi i giovani non sanno capire cos'è il sacrificio, hanno tutto facile, una buona parte dei giovani, invece secondo me il servizio di leva li mette un po' in riga. Sono Non lo so d'accordo. se posso dire questa cosa, Certo, però siamo una televisione libera. è un pensiero che avevo da dire, sinceramente, perché secondo me questo potrebbe essere una soluzione a un problema. Anche per rivalutare appunto tante Sì, cose, sì, sì. dall'alimentazione alle Sì, regole, al sì, rispetto dei genitori, delle Orari, regole proprio, degli orari, insomma, deve degli essere. orari, bravo. Certo, Che qua la migliorare. sera alle 11 vedi uscire i ragazzini della scuola media. Io forse non vivo questa realtà, però a volte mi domando: ma questi genitori, quando vedi, ma quelli adesso escono perché Sì. adesso sono aperte le pizzerie, però fa paura, questo fa tanta, Certo. tanta paura. Sì, fa paura perché poi i giovani sì, dicono bisogna fare aggregazione, bisogna. Sì, ma alla fin fine però il loro scopo è sempre quello. Una cosa che mi rimase colpita proprio con lui l'anno scorso, che andammo a messa la sera di Pasqua, il giorno prima, andammo Il microfono più vicino. in questa chiesa bellissima, al centro storico, a San Giovanni Maggiore, Sì. e c'è un sacerdote che è amico suo, Padre Salvatore, che a quale saluto tantissimo.
fece la messa e dopo uscì fuori all'Orientale, la piazza dell'Orientale, sì, dove c'erano i bar, la folla bar. C'era. Però è successa una cosa magica, che i ragazzi che c'erano, i ragazzi presi, sì, che dove fai i seminaristi, cominciarono a suonare per la strada. Tutti i ragazzi con le bottiglie di birra in mano, che stavano fuori ai locali, fecero proprio appunto il gruppetto e si misero a cantare con i sacerdoti. Vedi, basta prendere iniziative. È stata una cosa magica. Bene, allora ringraziamo, abbiamo detto, ringraziamo voi, grazie, Carlo voi. Riccardo e Stefano Ariota, che saranno qui, non abbiamo ancora la data. In primavera, con un altro spettacolo interessante. Grazie, grazie a voi ragazzi. Grazie a voi, buonasera. Falla da qua la foto, non vi muovete perché loro... Sentirai tutti gli occhi addosso a te. Sensazione più magica non c'è, questo è il teatro, ricerca di un'identità, strano equilibrio tra dubbio e razionalità, un espediente, una medicina, un'illusione credibile, convincersi per poi convincere. Un'audizione, chiedi un'audizione, con grande slancio ed ironia.